Ciao a tutti da Anubis, oggi facciamo le guide per il negromante. Allora, dunque, questo set è la guida per il set della pestilenza. Dunque, allora, la pestilenza, come diciamo, come set dungeon, ci richiede di avere innanzitutto addosso i soliti 6 pezzi di pestilenza con gemme per l'aumento del danno, quindi topazi nelle gambe e nel petto, e un diamante nell'elmo. Ovviamente, se avete problemi di vita potete mettere un ametista. Poi, come altri equipaggiamenti, vi consiglio uno zodiaco, perché nei set dungeon fondamentalmente io ormai lo zodiaco lo metto a prescindere perché fa sempre comodo in qualche modo. Se avete bisogno, problemi con i danni, una cinta vincolo di Dainte, e poi pegno e rosa per l'aumento del danno. E poi le fasce del mietitore sono veramente molto comode con il negromante, perché praticamente ha una alta possibilità di spawnare globi, di far cadere globi, e quindi vi recupera la risorsa principale, il raccoglierli. Poi vi consiglio un Ingeom come arma addosso e un Tempo Perduto come filatterio, perché riduce la velocità di movimento dei nemici e vi aumenta la vostra. E quindi, detto questo, poi nel cubo gancio dell'ombra di Reylena, perché ogni punto di essenza massima vi aumenta il danno dello 0,5% e gli spuntoni d'ossa generano 5 essenza aggiuntiva per ogni nemico colpito. Skinner di Stewart perché ci fa correre più velocemente. E Crisbin per un aumento del danno, se avete problemi di danno, nel senso che ne fate magari abbastanza, però ne prendete troppo, potete anche mettere la pietra di Lornell lì. Come si chiamava? Che si chiamasse qualcosa di Lornell. Adesso lo cerchiamo. Eccolo, pietra solare di Lornell. Vi aumenta la riduzione del danno per ogni tot di vita mancante. Quindi, se avete necessità di curarvi, a vostra discrezione. Io uso il Crisbin semplicemente per fare più velocemente. Ovviamente, se state usando la Reylena, vi consiglio di mettere tutti i punti eccellenza che avete nell'essenza massima, perché oltre che nella velocità di movimento, perché comunque vi aumenta il danno con Reylena equipaggiato. Poi, per quanto riguarda invece le passive, alimentazione mortale, perché consumare un cadavere vi aumenta la velocità di movimento per 5 secondi e si può accumulare varie volte, quindi potreste correre parecchio. Vita mortale, consumare un cadavere fornisce una probabilità del 20% di generare un globo di cura. Quindi, come abbiamo visto, i globi di cura con le fasce del mietitore ci recuperano l'essenza e quindi è comodo. Prigione d'ossa, stiamo usando lancia d'ossa e spuntoni d'ossa, quindi non c'è niente di meglio che questa nel caso in cui gli elite ci diano fastidio o quello che è, ma non è fondamentale. E messa rapida perché ci aumenta la velocità d'attacco di Salasso e di spuntoni d'ossa e di tetrafalce, quindi siccome noi stiamo usando spuntoni d'ossa, con questo attacchiamo più velocemente. Poi spuntoni d'ossa con spuntoni di ghiaccio, la runa da freddo perché non solo riduce la velocità di movimento dei nemici e quindi ci fa proccare questa gemma qui, ma poi anche perché con la runa da freddo riduce la velocità di movimento e aumenta la nostra con questo filatterio qua. Poi lancia d'ossa con denti affilati, perché comunque danneggia i nemici di fronte al necromante, perché è necessaria per il set. Flusso di sangue con potenza, potete mettere anche la runa, quella che vi fa correre di più, però con tutti gli aumenti di velocità ho preferito mettere magari potenza, che ci aumenta l'armatura, perché magari non tutti hanno una resistenza abbastanza alta. Golem di sangue perché aumenta i danni, un altro coso che mena al nostro fianco, fa comodo. Lancia cadaverica perché comunque fa molto comodo il fatto che quando consumiamo cadaveri iniziano a partire lance e muoiono anche nemici, insomma, anche se non li targettiamo. Velocità con aura divorante perché così consumiamo in automatico i cadaveri e quindi si innescano tutte queste fantastiche abilità di cui abbiamo appena parlato. Detto questo, passiamo alla location. Allora, praticamente la location dobbiamo andare in atto 3. E praticamente facciamo come se stessimo andando a cercare Gom. Quindi dobbiamo andare praticamente fin davanti al portale per Gom.
isolante già trovato? Pare di sì. Ok, pare che io abbia anche già trovato gomma. Ok, una volta arrivati qua troverete il portale per la prova. Un po' di gente. Dunque, allora, colpisci i nemici con lancia d'ossa potenziata per 150 volte e poi subisci meno di 400.000 danni. È anche molto facile, in realtà praticamente neanche vi toccheranno. Comunque, allora, lancia d'ossa potenziata, cosa vuol dire? Allora, il bonus della pestilenza cosa ci dice? Che ogni cadavere consumato scaglia una lancia cadaverica contro un nemico vicino, quindi anche voracità ci fa sparare lance. Ogni nemico colpito con lancia d'ossa riduce del 2% i danni subiti, fino al massimo del 50%, il che significa che questo ci aiuterà a fare l'obiettivo di non essere colpiti da più di 400.000 danni. Infine, la lancia d'ossa potenziata ce la spiega qui. Ogni cadavere consumato fornisce una carica di lancia d'ossa potenziata, che aumenta del 3000% i danni inflitti dal successivo utilizzo di lancia d'ossa. Quindi in pratica noi dobbiamo andare avanti, questo set è semplicissimo, dobbiamo semplicemente andare avanti, picchiare i nemici con lancia d'ossa. Una volta che picchiamo i nemici con lancia d'ossa, praticamente partiranno anche lance potenziate. E quindi dovremmo semplicemente andare avanti e sparare lance d'ossa. I cadaveri, come vedete, i cadaveri fanno da soli, si sparano anche loro, aumento della velocità e tutto quanto. Per ora non ci hanno toccato. Il golem intanto si sta facendo una partita a carte per conto suo da qualche parte. Come vedete, tra il fatto che basta andare con un minimo di attenzione e il fatto delle riduzioni dei danni fornito dal set e tutto, come vedete per ora siamo ancora a 0 danni, per il momento. Per il momento siamo a buon punto nella progressione, come vedete appunto. Siamo a buon punto nella progressione del primo obiettivo. Invece non siamo a buon punto, l'abbiamo direttamente completato. Adesso semplicemente dobbiamo andare avanti e spaccare tutto senza farci colpire. Più di tanto. Ecco, vedete, io mi sono proprio buttato in mezzo e ho preso 16.000 danni. Quindi, cioè, basta fare semplicemente un pochino di attenzione, i danni che fanno sono pochi perché il set ve lo riduce, loro, i nemici non fanno granché danni, quindi come potete vedere questo set abbiamo fatto in 1 minuto e 50, l'abbiamo fatto quindi con un tempo di 5 minuti, quindi come vedete, stando ancora un pochino più attenti di quanto non sono stato io, magari ci metterete 2 minuti, però comunque, come vedete, è fattibilissimo, il tempo ce n'è in abbondanza, potete tranquillamente andare avanti piano piano e comunque avrete veramente tutto il tempo possibile. E direi che non c'è altro da aggiungere. La mappa, come vedete, è una mappa che potete tranquillamente fare come l'ho fatta io, ovviamente partite da qua, andate, controllate in questa zona qui, andate giù, poi ovviamente tornate indietro dall'altra strada che non avete fatto, poi fate questa zona qui, tornate su. Praticamente vi ritroverete davanti all'uscita e non avrete lasciato nessun tipo di zona morta. Facilissimo. Quindi in bocca al lupo per la vostra prova e arrivederci al prossimo set.